Cari amici, ma soprattutto amiche di Junkfully! Soprattutto amiche di Junkfully! Much pressure on the building, you know what the fuck is going on. Allora, oggi mukbang alla romana, che non è nient'altro che un pranzo domenicale da qualsiasi parente se abiti a Roma, no? Esatto. Mocio, tu che esperienza hai avuto col pranzo domenicale alla romana fino adesso? Allora, pranzo domenicale, già ne ho avute l'esperienza perché domenica per me è come lunedì, ricordato, non cambia niente. Ma devo dire che ho avuto delle esperienze veramente superbe. Soprattutto mi ricordo un albano laziale da Bobbo, se possiamo dire, non so se possiamo citare, da Bobbo con delle carbonare incredibili. Quindi pranzi domenicali romani assolutamente da provare. Caro Doppio D ha passato tutta la notte e oggi si è svegliato presto per cucinare tutto questo ben di Dio. Esatto, perché? Perché Oki giustamente doveva giocare a Football Manager. Bravo. Esatto. Quindi io direi un like immediatamente per Doppio D Chef, un like per Mocio che si è imbarcato e ci è venuto a trovare. Like per me che non ho fatto un cazzo, però ci sta sempre bene, no? Prima di continuare però abbiamo bisogno del vostro supporto, ragazzi, per cui se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e lasciate anche un bel commento. Il like già ve l'hanno chiesto questi due bei gentiluomini, quindi non ve lo richiedo io, però lasciatelo. Fatelo per il buono, per Dio. Ho cucinato questo bello! Allora, il menù del giorno consiste in un antipasto de supplì, poi a carbonara, ragazzi, che sarà il piatto più importante di questo pranzo mukbang domenicale girato di mercoledì. Poi seguirà il pollo con i peperoni. Pollo! E chiuderemo con dei vigne di San Giuseppe che se fanno ammazza a Roma, però sti cavoli, ci andavano e l'abbiamo fatti. Tutto ciò accompagnato da un po' di pizza rinforzante, come direbbe YouTube anch'io, che ha portato il caro Mocio, che fa da magna la pizza. Sono emozionato, sono vagamente emozionato. Io direi che stiamo parlando fin troppo, direi di cominciare a magnare. Ma aspetta, vogliamo dire cosa accompagnerà queste cibari a livello di liquido? Un bel Chianti romano. Chianti romano, perché il vino dei castelli non abbiamo trovato, ragazzi. Allora facciamo così, facciamo un bel brindisi con le nostre belle tazze e facciamo iniziare questo mukbang alla romana. E dai, salute. Cioè, la bellezza di questa carbonara fatto dal caro Doppio D. Bella quasi quanto lui. Quasi, 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 quasi. Non vorrei esagerare. Però devo ringraziare il buon Mocio che mi ha dato una mano, infine, col suo tocco milanese che l'ha resa più vendibile. Sì, assolutamente. E io chiedo che ovviamente ha guardato. Osservavo e giudicavo. Giudicava impunemente. Cheers. Cheers. Ragazzi. Ottima la cottura della pasta, bravo. Però ti dirò, un'altra spolveratina di pecorino, io ce la metto. Sì, non sì, so voi sì, ragazzi, sì. Ma... Sì, sì, ci sta. Devo dire, applauso al guanciale. Veramente buono, vero? Veramente buonissimo. Guarda, il guanciale è quello di Amatrice, quindi veramente tanta, tanta roba. Veramente bello sapido. Buono, 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 complimenti. Buona vera, io la mangiavo vera. Da una cifra, tra l'altro, sto fissa mala. L'abbiamo fatta poca, solo mezzo chilo, perché c'era tanta roba e ci rovinavamo l'appetito. Ah, tra l'altro ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi che potremmo usare il supplì come side. Famo la scarpetta con il supplì. Madonna. Oh, qua tanto c'è la scioglievolezza del mozzarellismo. Mm-hmm. Vado qua. Fantastico, intanto dai. Assaggiamo il supplì. Sono d'accordo. Ragazzi, il livello di cucina del mio amico Doppio D. Mica male, eh. Una delle cose che più mi è mancata venendo a vivere al nord sono proprio i supplì. Perché sono proprio un must a Roma. Cioè, proprio il supplì c'è cioè, sempre. Guarda, io non vivo a Roma, ma una delle cose che più mi è mancata di Roma sono i supplì. No. Così, giusto per darvi un supporto morale. Infatti io al posto del Colosseo ci metterei in supplì, tipo un gigante però, di pietra. Tanto, frittura veramente perfetta, non unta, crispy oserei dire. Cosa? Comunque la panatura così crispy è merito del buon Mocio che si è prodigato a panare. Assolutamente sì, mastro panatore since 1984. On the building, you know what the fuck is going on. Sempre per richiamare. Tra l'altro che bello che mi fate i complimenti a vicenda, io tipo, cioè... Lui non ha fatto... No, allora, lui è il project manager, diciamo, della situazione. Sì, 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 sì.
cioè non è che possono essere è prodotto, solo braccia. Produttore esecutivo. Ah, ok. Allora, Mocio, forse tu non lo sai, ma noi i mukbang li usiamo per fare tutto quello che non facciamo mai sul canale, quindi fare tutte le cose mainstream che vanno tanto su YouTube e che noi non facciamo perché mangiamo e basta. Per te, visto che oggi sei il nostro ospite, ho deciso di fare una cosa un po' particolare, leggere i commenti dei tuoi haters. Una cosa carina e simpatica per metterlo a suo agio. Giusto, no? Giusto. Oh, la cosa del mukbang con Mocio è veramente figa. Ragazzi, arriviamo a 100.000 like e facciamo un mukbang col burro. Se mangiamo un panetto del burro. Fritto! Non sfidarli. 100.000 like, mukbang col burro fritto, ragazzi. Tanto non ci arriviamo. Un panetto a testa del burro fritto. Imburrami la pancetta. Posso assaggiare anch'io, scusami? Sembra bella crispy, tra l'altro, questa. Ho sentito... Buono, sì. Però ma non c'entra un cazzo. No, no. A pizza non ci sta sempre. A pizza ci sta sempre. E a proposito di pizza... Un commento così, proprio, per iniziare. Che merda di pizza. Ovviamente commento al tuo... Alla Chicago Style, immagino. Chicago Style, sì. Amico mio, mi spiace che tu non abbia mai assaporato le gioie della vita. Come la pizza Chicago Style. Il però Frank Drago ci dice dire che le cose migliori del mondo vengono dall'America in cucina è vergognoso. Ci terrei a sottolineare che non ho detto che le cose migliori della cucina vengono dagli Stati Uniti. Ho detto che le cose migliori del mondo vengono dagli Stati Uniti! Questa sul video dei mac and cheese. Sì, altro piatto straordinario secondo me. Non ce la faccio, punto. Ti sei fatto scivolare la sottiletta sulla maglia, le hanno toccate altre persone e non avevi i guanti. Sto infartando e vomitando, hai persino bevuto il latte dal bicchiere. Ma che cazzo? Volevo dire una cosa, Vorrei dire una cosa, a me sembra più un complimento. Pure a me. Qua. Cioè non c'è niente di male in tutto quello che hai. Mi sono eccitato. È vero. Mi sono eccitato mentre mi hai detto questa cosa. Non dovevamo leggere i commenti dei fan, dovevamo leggere quelli degli hater. Mi sono sbagliato. Non capisco. Non capisco, cioè esatto. Vabbè. Lux, grazie, ti saluto, ti aspetto a casa mia con dei guanti. Dunque, neri il lattice tipo Fight Club. Poi vediamo cosa succede. La cara Antonella ti fa una domanda un po' personale, un po' più privata, un po' più. Vuole entrare un po' più nel tuo intimo. Scusa, ma tu hai deciso di suicidarti? Beh, hai trovato un modo originale per porre fine alla tua vita. Ma in che senso? Parla forse del mio morigeratissimo stile di cucina? O dell'utilizzo del burro? Per caso? Comunque, Antonella, mia cara, anche per te, ti aspetto a casa mia per offrirti una cena e poi vediamo se entrerai anche tu in questo mood di suicidio di massa. Chiudiamo con questo che credo sia un nome d'arte perché si chiama Felice Lungo. Odioso come sempre. No. E su questo, insomma, ragazzi. Vabbè, questo è opinabile. Quando lecca le dita tutto sudato, vomitevole. Non ce l'ha fatta a terminare. Chissà come finiva la ricetta. Cosa? Va bene, ragazzi, quello entra un po' nel mio modo. Non lo faccio apposta. Sudo a comando, in realtà. E qua ve lo dico. Sudo a comando, ho una pompetta che tengo qua dietro sotto l'ascella. Che schiaccio. E vabbè, ragazzi, lo sai che se non ti lecchi le dita... Godi sulla metà. Ringraziamo la marca famosa di patatine per questo spazio. Grazie, grazie carissimo. Che non è vero mai. Che non è... Possiamo dirlo che... Mai nella vita. Possiamo dirlo che sei un po' come i pornatori, no? Che hanno l'erezione a comando, c'è il sudore a comando. Giusto? Ecco... Non avrei saputo spiegarlo è così, meglio. È così. Vi ringrazio per queste belle parole che mi spingono sempre a fare... Di meglio sudare in una maniera un po' più abominevole. Non vale ancora di meglio. Tra l'altro diciamo che è aperta una posizione come addetta la pompetta di Mocio. Esatto. La pompetta del sudore. Quindi care ragazze e ragazzi. Ragazze e ragazzi. Mandate una mail a burro@casa.com e naturalmente verranno letti da me e WD che è diventato il mio merito. C'è stato uno stacco, se lo vedete. In quello stacco è diventato, abbiamo firmato. Sì, è diventato. Sì, sì. Tra l'altro, Occhi è stato escluso. Io, Occhiro TV, è già Occhiro TV. Ricordiamo speciale 1000 iscritte con i mates. Poi ci sarà Luis e FabiJ. Cosa? A breve, ragazzi. Che salutiamo. Salutiamo perché ci seguono. Ricordiamo. Vogliamo mangiare il polletto. Eh sì, tempo. Cosa abbiamo per proseguire? Io mangio un altro supplì. Giusto per non sbagliare, però, sì, nel frattempo, un po' di pollo. Perché poi, secondo me, per fare la scarpetta... Tanto in tutta la cosa della carbonara, no? Ovviamente, tutti devono
però coi guanti, per favore. Okay. Che poi forse il caro Mojo non lo sa perché ovviamente è brianzolo e non ci dispiace, insomma, per te di questa cosa. Il pollo con peperoni è un grande classico a Roma a Ferragosto. Vero, ah, vero. Assolutamente sì. Con le mani, perché la regina Margherita... Senti, allora, il pollo si mangia con le mani, come la pizza e come le patatine fritte. Su questo non si transige, ragazzi, Buono! Complimenti! Tra l'altro i peperoni sono veramente cotti bene, sono morbidissimi e dolcissimi. In questo... Forse vi ricorderete di me di scarpetta. No! Allora, voi non l'avete visto, ma è cascato un peperone sopra il Mac nuovo di Okiro. Meno male che mo c'è il ricco, quindi compreremo un nuovo Mac. Allora, se non ti dispiace, mangerei anche questa. Ma io sai che volevo fare, visto che non c'ho il pane per fare la scarpetta, volevo fare la scarpetta del... Ho visto solo una persona sudare più di questo pollo, e sono io. Ed era lo specchio. Ma avete fatto per riferirsi essere Okiro doppia D? Guarda, io per una giornata vorrei essere Okiro. Per rimediare tutte le cattiverie che ha fatto, che sono tante. Quindi io partirei a chiedere scusa intanto a tutte... Si può dire tutte le donne che hai deluso del che, mondo che hai fatto piangere, che tipo penso sia tipo il 50-60% della fauna femminile umana, diciamo. Si può dire parole, si può dire? Devo dire. Prima di continuare, Mocio, che voto dai a quello che hai provato fino adesso? Sono curioso. Allora, se posso essere onesto, la cosa più buona secondo me è il pollo e i peperoni. Pollo ai peperoni, voto 8,5. Oh. Condito benissimo, condito soprattutto, bello carico, condito senza guanti tra l'altro, ovviamente, cioè, veramente bello. Devo dire la carbonara anche lei molto meritevole, molto molto meritevole, direi che un bel 8 se lo porta a casa giustamente. Ah, questo mi fa molto piacere. E il supplì, secondo me il supplì anche lui è da, guarda, 7/8, giusto per quella cosa del sale che lo era un po' più saporito, sì. Però... 7/8 a Roma non si usava, non c'erano i professori strani. 8 meno, allora facciamo un 8 meno. Posso abbracciarti molto? Soprattutto lo sforzo, ragazzi. Tutto questo realizzato da solo. Questo scherzo di... non ha fatto niente. Bisogna dire questo. Una volta Okiro, è vero che magari non faceva tanto, però sai di incoraggiarmi, dire dai, ce la puoi fare. Ma adesso no. Adesso non più, ragazzi. Adesso sono un nuovo. Da quando ha aperto Okiro TV. No, da più che altro da quando ha comprato Football Manager 2019. Ecco, vogliamo parlare dei tuoi avanzamenti a Football Manager. Tutto bene, sto iniziando. Ho iniziato col Catanzaro. Siamo primi in classifica, ragazzi. Tante soddisfazioni presso sul canale speciale. Cosa con Just Ron e Dread. Vabbè. Speciale 100.000 iscritti con il Catanzaro. Facciamo un preferiresti molto tranquillo. Preferiresti essere invisibile o volare? Volare tutta la vita. Volare, sì. No, io essere invisibile. Divertito. Però c'hai ragione. La nostra mente non arriva a pensare a queste cose. Invece lui. Lui sta avanti. Lui sta avanti. Perché la mente del gruppo. Esatto. Preferiresti essere in grado solo di parlare sottovoce o solo essere in grado di strillare? Che nel tuo caso è una vita. Una vita normale. Strillare, direi. No, è fastidioso. No, tra l'altro, però. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. È vero. Ecco un po' sul Mac che dopo il prologo di Pedro sta bene la morte sua. Preferiresti avere nessuno che si presenta al tuo funerale o al tuo matrimonio? Al mio matrimonio. Minchia, funerale vuol dire che proprio sono stato uno stronzo di merda. Che è matrimonio, però che vuol dire? Stavo pensando al mio funerale, probabilmente non si presenterà nessuno, sicuramente Mocio. Sicuramente il sesso femminile. Allora, nessuno. Prima di tutto al tuo funerale ci saranno tutti, per essere sicuro che tu sia morto sul serio. Tutti i fidanzati delle relative. Ah, è morto veramente. Bravo, come col bastoncino. Preferiresti vivere in un mondo dove non ci sono problemi o vivere in un mondo dove tu sei a capo? Preferirei vivere in un mondo dove non ci sono problemi. Pieno di rotture di coglioni se sei a capo. Sì, però se io fossi a capo sarebbe un mondo perfetto. Perché. Vabbè, certo. Immaginiamo un mondo fatto di doppia D. È tipo il Canada, secondo me. Che neanche te salute e chiedi il super. Tipo Ned Flanders. Bravo. Tipo un mondo di Ned Flanders. Misto tra Ned Flanders e il Canada. Immagina un mondo invece di Okiri, come potrebbe essere. Intanto, gente che non cucina e guarda gli altri che aspetta. Football Manager. Solo McDonald's e bacon crispy. Quello non è no, il bacon crispy sarà la valuta.
del mio portafoglio. Guarda, sono tre bacon crisp, perfetto. Ma mi dispiace, non è una brutta visione. Guarda che è da studiare. Va bene, direi che... Direi di passare al dolce. Esatto. Ma volete un caffè? Beh sì, con la zeppolina, come si chiama questa? Bignè di San Giuseppe. Bignè di San Giuseppe. Caffettino. Allora facciamo così, sparecchiamo caffè e dolce, insomma. Sì, chiudiamo una chiacchiera. No, ci sta, ma sì, vai. A tra poco. Eccoci tornati con un bel caffettino in mano, pronti per sti bignè di San Giuseppe. Li ho riempiti io, tra l'altro, quindi come vedete... È stato bellissimo, no, quindi ho sottolineato il fatto che non ho fatto un cazzo. No, vero, l'abbiamo fatto. Avete fatto comunella, sta cosa, ragazzi, non va bene. Mi sento un po'... Tanto tu la pagherai. Adesso sai che la pagherai. Adesso tipo saluto gli americani, già tutto preparato, io, tu escluso. Tanto io la pagherò, lo so che la pagherò. Tra l'altro, come lo chiamate voi a Milano? Un caffè, l'espresso? No, il caffè. Un espresso. Un caffè. Un cafferino. Perché? Un cafferino, lo dite voi? Ci mettiamo un cafferino? A birla, fascia in caffè. Caffè, portaccio preciso. Preciso. Si dice un caffè perché... E quando dici caffè, dici già un espresso. Okay. Non è che devi chiedere un espresso. Ma parlaci di questi fantastici bignè. Allora, prima volta che li facevo, infatti... Aspetta, buttare un po' sul Mac, vai. Allora, prima volta che li facevo, infatti, hanno una forma abbastanza cazzo di cane, come nostra consuetudine ormai. Ma questo potrebbe essere anche un plus. Ma solo una cosa, che sono arrivato a casa tua e sentivo la voce dei massari. Sì, insomma, sì. Ma che cazzo? Allora, intanto salutiamo il maestro che ci segue. Ciao, maestro. Speciale, tra l'altro. Altro dei 100.000 Virginio Massari sul Giro TV a breve, maestro. Domanda: ma c'è qualcuno che non partecipa allo speciale di 100.000 iscritti? Su okay. È tipo uno YouTuber rewind, sarà fatto bene. Okay. Comunque niente. Sono entrata a casa, ho sentito la voce Massari e ho detto vabbè. E poi dall'altro non stavi sentendo la ricetta, ma gli insulti di Massari, quindi ti stavi facendo insultare. E tra l'altro dai, talmente reverenza che tutto impostato, mentre il video andava dico sì maestro, vado, mischio maestro, mischio. Così va bene. Così va bene. Perché non mi risponde maestro? Non particolarmente belli. Brutti diciamo. In culo direi, si può dire. Dire alla romana. Sì, esatto. Però vediamo il sapore. Vediamo. Cheers. 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 Oh, good molto carnevale direi. Sì, come... Brutti ma decenti. Come... Sì. Sì, dai. Invece che brutti ma buoni. Oh. Guarda, come diciamo a telecamere spenta, assaggiandone uno vuoto, c'hanno un po' troppo sapore di uovo, sinceramente. Vabbè, con la carbonara c'è sta una paola, quindi, poche uova oggi, tra l'altro. Vero. Tra l'altro, io ormai farei una cosa. Nel nostro mukbang scorso abbiamo fatto la famosa domanda che io rigirerei anche a Mocio. Preferiresti cagare 400 galloni di maionese o una stellina ninja? Questa ormai l'abbiamo fatta nostra. L'abbiamo fatta 400 nostra. Galloni di maionese. No, invece anch'io e lui preferirebbe una stellina. Ma tu pensa, 400 galloni di maionese, ma quanto ci stai? No, dentro una vasca. Non è un problema, cioè, no. Stellina ninja. È doloroso, ma è immediato, capito? La crema è molto buona, ringrazio il maestro Igino, ciao di nuovo maestro. Igino. Cioè, tra l'altro tu non stai vedendo Igino, stai vedendo De Luigi che faceva l'imitazione di Massari. Ora mi spiego alcune cose. Sono venuti così sti bignè. Va bene, amici miei, un video lunghissimo, è stato veramente veramente bello questo mukbang alla romana. Ma no? Finisce qua, dice, io mi stavo divertendo. Quindi direi di rifarlo forse con un mukbang alla brianzola, no? Mi hai rubato le parole. Siete ufficialmente invitati nella mia magione. Brianzola figa. Salutiamo Magioni. Ciao Claudio. Siete invitati da me per un mukbang alla Mocio, quindi potremmo fare un giro del mondo. Perché però un po' di brianza ce la devi mettere. Sì, un po' di brianza. Va bene, ci sto. Challenge accettato. Ricordiamo che a 100.000 like faremo ovviamente quello sarà l'episodio finale, perché dopo di quello ciao, proprio addio. Mukbang con tre panetti di burro. Esatto. Ricordiamo 100.000 like, ragazzi. Ragazzi che se c'è. Oh. Non ci arriveremo mai. Meno male. Meno male, se può dire. Va bene, chiudiamo qua, amici miei o ex amici miei dopo questo video. Dai, chiudiamo qua e ragazzi, vi ricordiamo di supportare il canale, dateci tutto il vostro amore e il vostro sostegno perché ci serve come il pane. Chiudiamo qua? Chiudiamo qua. Direi che Dokiro. Doppia D. E Mocio. Tutto? Sì, mi pare di sì. Ah. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.